C'è la celiachia e poi c'è la gluten sensitivity, ovvero la sensibilità al glutine non celiaca. Sono la stessa cosa? Sono diverse? Sono una la conseguenza dell'altra? Secondo stime abbastanza attendibili, oggi nel nostro paese circa il 12% della popolazione si sarebbe autodiagnosticata una intolleranza al glutine e quindi avrebbe autonomamente deciso di escludere dalla propria alimentazione prodotti che contengono glutine. Ora, tutto questo è una moda, è una suggestione o c'è un fondamento scientifico dietro a queste scelte? Ma andiamo per gradi. Intanto, cos'è la gluten sensitivity? È una condizione patologica che è generata dal glutine, verosimilmente, ma che, a differenza della malattia celiaca, non si caratterizza per la presenza di alterazioni a carico della mucosa che riveste la parete dell'intestino tenue. Cioè, per dirla in parole più semplici, nella gluten sensitivity, differentemente dalla celiachia, non si rilevano all'esame istologico della mucosa duodenale la classica o le classiche problematiche legate all'appiattimento dei villi intestinali. Tra l'altro, sono anche diverse le dinamiche generatrici delle due patologie. In effetti, mentre nella malattia celiaca viene interpellata quella parte del sistema immunitario che si chiama immunità adattativa, che porta alla produzione degli autoanticorpi tipici della malattia celiaca, e cioè gli antitrasglutaminasi o gli antiendomisio, nella gluten sensitivity viene fondamentalmente interpellata l'immunità innata, che è un braccio operativo completamente diverso del sistema immunitario, e il coinvolgimento dell'immunità innata porta ad una reazione immediata dell'organismo verso il glutine, inteso come proteina nemica, con conseguente comparsa di alterazioni funzionali e neuromuscolari che non sono apprezzabili all'esame endoscopico del tratto di intestino interessato. Quali sono i sintomi della gluten sensitivity? Beh, sono intanto sintomi intestinali che magari possono anche essere confusi con sintomi tipici di altre condizioni patologiche dell'intestino, tipo il colon irritabile, cioè pancia gonfia, distensione talvolta dolorosa della parete dell'addome, flatulenza, stitichezza che può alternarsi a diarrea, bruciore di stomaco, turbe digestive, ma poi ci sono anche problematiche di tipo extraintestinale, cioè maggiore tendenza alla stancabilità, alla facile affaticabilità, piuttosto che ridotta capacità di concentrazione, ridotta capacità di memoria, mal di testa, dolori articolari e muscolari, uno stato anemico, ferrocarenziale, una carenza di vitamina D piuttosto che di vitamina B9, cioè di acido folico, un'eventuale osteopenia o anche addirittura un'osteoporosi. Ma come si diagnostica una gluten sensitivity? Va bene l'autodiagnosi? Assolutamente no. D'altro canto, non abbiamo nella gluten sensitivity dei marcatori specifici che siano rilevabili con un semplice esame del sangue, come pure accade nella malattia celiaca. E allora che si fa? Si toglie completamente il glutine? Assolutamente no, il glutine serve al nostro organismo ed in particolare serve al nostro microbiota, nel senso che in un celiaco che è costretto per forza di cose a togliere per sempre il glutine dalla propria alimentazione, sappiamo che il microbiota intestinale non è un microbiota sano, perché a determinate componenti buone del microbiota viene a mancare il glutine, che è un alimento assolutamente favorevole per quella componente batterica. Allora qual è il meccanismo che porta o le procedure che portano ad una diagnosi di precisione? Ma il gold standard della diagnostica si fonda su quello che si chiama test di provocazione orale, cioè è un test che viene realizzato in doppio cieco verso placebo, che vuol dire che né il medico né il paziente sanno quello che un terzo operatore esperto somministra appunto al paziente in forma di capsuline che possono contenere glutine in quantità nota, ovvero placebo. Questo per evitare l'effetto suggestione, cioè l'effetto di chi, convinto di stare a mangiare o a prendere del glutine, avrà poi dei problemi. Ora, a test completato si saprà intanto che il glutine è capace di generare un problema
E poi si saprà anche e soprattutto il quantitativo di glutine che quella persona potrà assumere senza per questo avere dei problemi. E sulla base di questo risultato si potrà modulare lo schema alimentare del soggetto intollerante al glutine. Il concetto di modulazione, badate bene, è un concetto assolutamente importante nella gluten sensitivity, perché così come si modula verso il basso l'apporto di glutine, si dovrà modulare verso un progressivo incremento la reintroduzione del glutine in questi pazienti che, non essendo celiaci, il glutine dovranno pur continuare a mangiarlo. E queste sono procedure assolutamente importanti che richiedono, per l'espletamento corretto delle varie pratiche, delle competenze specifiche. Ma come ultimo appunto, a cosa è dovuto questo boom così clamoroso dell'intolleranza al glutine? È davvero il glutine che genera il problema o ci sono anche ulteriori dinamiche che vanno prese in considerazione? Beh, dovrebbero essere presi in considerazione i nuovi processi di produzione industrializzata del frumento. Nel senso che il frumento in quanto tale, al di là del glutine, contiene anche altro tipo di proteine, si chiamano fattori antinutrizionali, e sono rappresentati dai fitati, dai tannini, da altro tipo di proteine. Sono sostanze che al frumento servono per difendersi da quelli che sono gli aggressori naturali, ma che nel nostro organismo possono portare ad un rallentamento dei processi digestivi, ma possono portare anche ad un'attivazione delle dinamiche infiammatorie e soprattutto dell'immunità innata. Allora, quali sono le situazioni che si sono venute a creare? Che a fronte di una domanda che è decisamente aumentata per il frumento, magari non si arriva ai processi corretti di industrializzazione e di produzione del frumento, sicché succede che il frumento può caricarsi in maniera esagerata di queste sostanze che possono, molto più del glutine, essere responsabili di questo forte incremento del fenomeno dell'intolleranza al glutine. Ciò che conta, tuttavia, è la competenza nella diagnosi e l'esclusione delle dinamiche scorrette dell'autodiagnosi.